la mamma su un furgone per portare Vera. La mamma dà un calcio al bambino e lo fa cadere e dice corri e non girarti, scappa e dà al bambino la tessera per andare a prendere il pane perché loro avevano il diritto di prendere il pane due volte a settimana. Quindi il bambino scappa, passa il tram e sale sull'autobus. Il tranviere riconosce che il bambino è ebreo. In quel periodo c'erano dei premi per chi denunciava che il bambino, la presenza di ebrei. Loro, i tranvieri, non dicono niente e lo proteggono. E io un po' se riesco a spiegare. E parlano tra di loro e si dicono: proteggiamo il bambino, non dovete dirlo a nessuno. Il bambino dorme sul tram. Le mogli dei tranvieri danno da mangiare al bambino la notte, vive nel tram, passano i tedeschi e nessuno lo vede, finché alla fine... Che succede quando si sa che... Sì, perché nella vita normale, nel frattempo la mamma muore... Dove? A Roma? Ad Auschwitz. Sì. Lei è stata presa il 18... ottobre, muore il 24 e non era stato preso dai tedeschi perché aveva un negozio vicino alla Fontana di Trevi, vendeva souvenir e i tedeschi non l'avevano preso, quindi il papà riesce a trovarlo, ritornano insieme e poi gli dice mamma non c'è più, quindi lui vola dal padre, quindi i tranvieri lo portano dal papà e lui diventa, cresce e perde la coscienza del tempo, perde la ricognizione del tempo. Noi ospiteremo questo bambino dopo domani, verrà qua. Davvero? Sì. Non è più bambino. Ormai è anziano. 92 anni. Sono dello Spartiazio, sì. Collaboro con Patrizio. Sì. Sì. E voi tramite la famiglia avete donato una parte dell'archivio di Nardi che io pure conoscevo e quindi abbiamo pensato in un'occasione, come diceva lei, un anno quasi dalla scomparsa di Nardi, di dedicargli questo piccolo omaggio. E abbiamo praticamente spulciato un po' fra le carte, un po' trovato documenti che erano qui ad Anzio e la prima idea che ci è venuta è di ricordare quanto lui fosse legato con Anzio, per cui abbiamo preso tutta una serie di sue fotografie di precedenti incontri in piazza con altri veterani alla Civitella del Commonwealth, sempre in piazza, con Patrizio, con questa signora che è stata citata oggi, la signora Vilma, erano diventati amici perché insieme parlavano con gli studenti nelle scuole. Lei era una testimone civile dello sbarco. Lei era cittadina di, Anzio. Anzio. E quindi si incontravano sempre con Harry Schindler. Ecco, lui ha lavorato molto per restaurare i monumenti dei vostri militari. Questo qui è del Sherwood Forester, questo è London, Highland. E qui c'era stato un problema per il monumento nella prima collocazione. E adesso è vicino al museo, è stato portato. E qui ci sono tutte le lettere che lui scriveva. Kramer, che era un responsabile di Sherwood Forester, che scriveva Schindler, che gli rispondeva. E poi, ecco, per farle così rapidamente, credo che lei sappia che Harry fu colui che volle un monumento ai liberatori di Roma, quindi ai soldati anglo-americani, in piazza Venezia. Lo so, lui ne ha parlato. Allora, queste sono un po' delle lettere che lui scriveva a tutti, facciamo il monumento, lei sa. Molto come... è molto determinato. Esatto, e quella è l'inaugurazione del monumento. Articoli del giornale, il monumento si farà, anche il Times. Sì.
spiegare anche come siamo venuti qui. Perché? Sì, parliamo anche della storia recente, le dittature, Spagna, Portogallo, Italia, Germania. No. Allora, they like refused me that they were in under, sì, and they thought to join main Colombian way and go into Rome. But Clark refused. He cut off. Sì, posso fare di sangue in Marcheriggio. Ada, Cases, this is a man from Marcheriggio, and he helped the daughter to have some elements about Campo di Prigionia. E questo è another stranger case. Parlo italiano così. Un militare su cui Ada ha lavorato tanto, Caso Martin, un militare che aveva aiutato la mamma di questa signora, che era incinta, ad andare in ospedale quando doveva partorire. Il militare del Commonwealth era l'unico che prese una macchina e andò, perché nessuno voleva andare perché le strade erano minate. Sì. Ecco, e allora sono nate due gemelle, twin girls, e dopo tanti anni volevano ritrovare questo militare, perché senza di lui loro non sarebbero nate. That's why he was a memory hunter. Yes. Yes. He helped everyone. Memory hunter. Yes. And there he is with you. Yeah. Yeah. The last time he was. Yeah. 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 And there are other cases. And a little. È un piccolo ricordo. No, è molto toccante. Grazie. Oggi a pranzo un signore di Ardea ha fatto dono di un libro. E ad Ardea era vicino proprio al Moletta Ridge. Sì, vi ha spiegato. E Harry was in Ardea also. And there is the lady he was looking for in Ardea in a photo. Ah, sì. Where is that? Harry. Sì, sì.
arrivederci. Prego. È stato veramente un piacere perché l'ho fatto per un amico, perché lui era una persona che stimavo molto. Esattamente. Grazie. Allora, questo è un pensiero per lei da parte della commissione. Allora abbiamo un'immagine di Azio che ci auguriamo possa stare nel suo ufficio. Ed è un'immagine che racchiude un po' tutto. Racchiude la storia, la storia della Villa Imperiale. Qui c'è l'arco muto, che purtroppo adesso è crollato, e il mare, quindi lo sbarco.